questioni più strane che vedo sui social forum è il fatto che le persone sono molto tolleranti con se stesse. Cosa significa che le persone sono tolleranti con se stesse? Significa che danno sempre la colpa a qualcun altro. Cioè, il fatto che non abbiamo credito dipende dal governo, e sono d'accordo, dalle banche, e sono d'accordo, dal sistema, e sono d'accordo, dalle nuove regole, e sono d'accordo. La conseguenza di questa analisi è o di tipo morale, le banche sono cattive, bisogna togliere il tasso di interesse, le banche dovrebbero dare soldi perché così si fa girare l'economia. Ecco, dirò subito che queste cose sono indice del fatto che non si sono studiati circa 900 anni di storia. Gli ultimi 900 anni di storia si è dimenticato che cosa sono, cioè mancano proprio le basi della storia della finanza. Ma comunque, superando questo aspetto, c'è un aspetto di tipo comportamentale che io osservo. Cioè, siamo veramente molto tolleranti con noi stessi, perché troviamo sempre qualcuno a cui dare la colpa. È il commercialista che non mi ha fatto il bilancio, è la banca che non mi ha capito, è la banca che è cattiva. E la domanda che mi pongo è, ma e se fosse colpa tua? Cioè, hai fatto una sorta di analisi sulla tua capacità di rappresentare la tua azienda? Nel mercato di oggi, ti sei reso conto che il mercato è completamente diverso da quello di qualche anno fa? Allora, io credo molto semplicemente che la risposta non sia è colpa delle banche o è colpa della politica. Cosa me ne frega dare le colpe alla banca, alla politica, se non cambia la mia capacità di avere moneta per domani mattina? Io non ho il problema di giudicare, io ho il problema di capire come fare a risolvere un problema. Allora, come si fa a risolvere questo problema? Il problema è risolvibile se parti da un assunto. L'assunto è che tu stai adottando molto probabilmente, se non ottieni credito o se ottieni delle condizioni inaccettabili, un comportamento e un linguaggio morto. Cosa intendo con questo? Faccio degli esempi molto pratici di tutti i giorni. Ti fai pregare 4 volte per consegnare il bilancio, per esempio, ti devono chiamare 15 volte per dire dammi il bilancio, parlo della banca, e quelle 15 volte tu rispondi ma ho chiesto al commercialista, ma in questo momento impegnato, ho altre cose da fare. Presenti delle relazioni, oppure tu non fai delle relazioni periodiche. Presenti dei documenti, oppure non li presenti. Alle banche intendo. Gestisci sempre l'emergenza, ti trovi sempre a fine mese a dover gestire i pagamenti dei fornitori con difficoltà. Fai il giro delle 7 chiese, cioè vai a cercare il credito su 7 banche diverse, magari anche negli stessi periodi, nell'arco degli stessi mesi di un certo anno. Ecco, se hai fatto queste cose, se ti riconosci in una o più di questi comportamenti, il tuo comportamento oggi sul sistema bancario è da defunto. Cioè, non puoi più fare così, o meglio, puoi, ma non devi. Perché non devi? Perché se poi non ottieni il credito, è normale che tu non lo ottenga, perché è sbagliato il comportamento. Non solo, ma io ho il sospetto, per non dire la certezza, ma bisognerebbe verificare il caso, che tu sbagli il linguaggio. Cosa vuol dire il linguaggio? Usi una lingua morta. Sai che cos'è una lingua morta? Non so chi di voi ha mai studiato il greco piuttosto che il latino. Quelle sono lingue morte, non si usano più. È come se tu andassi oggi a parlare con qualcuno e dicessi ave, cioè buongiorno, ciao, invece di ciao o buongiorno. È una lingua morta. E che cosa intendo per lingua morta? Intendo che tu stai parlando di bilancio, di competenza, di contabilità, e non stai parlando di cassa, di cash, di denaro, di moneta. Quindi che cosa fa WindeBank? WindeBank cerca di dirti devi cambiare la testa, cambiare comportamento, e ti dico tutte le cose che non devi fare e quelle che devi fare, e cambiare linguaggio. Ti dico quale linguaggio non va più bene e quale va bene. E poi, mi dispiace, ma io non posso cambiare le regole della finanza. Ma non le può cambiare probabilmente nessuno di quelli che conosci tu. Quindi, tanto vale adeguarsi.